Buongiorno amici, allora oggi vi dico come fare la live da console. Specifico sulla serie Xbox, perché io la sto facendo sulla serie X. Allora, per prima cosa scaricare OBS. Una volta scaricato OBS, bisogna avere però la scheda di acquisizione. Tramite console, che ora devi collegare al computer, televisione e console ovviamente. Basta cliccare qua, inserisci la scheda di acquisizione, vedi tutti i passaggi, clicchi qua. Dispositivo di cattura video. Si apre questo e clicchi. Io ho inserito USB 3 video, che sarebbe la mia scheda di acquisizione. Una volta che inserisci la tua scheda di acquisizione, premi OK. Poi dopo io faccio la live su Call of Duty, su Warzone. Vai sulla Xbox. Allora, un attimo. Vi faccio vedere le impostazioni che ho messo su Xbox. Allora, andate su audio volume. Opzioni aggiuntive. Qua mettete cuffie altoparlanti, mixer per chat, riduci volume, altri suoni del 50%. Poi lasciate tutto così. Qua formato cuffie, Windows Sonic per cuffie. E così. Questo è per far sentire l'audio. Poi dopo dovete andare sul Call of Duty. Allora, un attimo solo che si apre. Questo è per far sentire l'audio dei vostri amici e l'audio del gioco su OBS tramite computer. Un attimo solo che ho iniziato a giocare. Ok, stai riprendendo. Un attimo che non so. Sta riprendendo. Sì, sta riprendendo. Ok. Un attimo. Si sta collegando. Una volta entrati su COD, perché io la faccio su Call of Duty. Andate in audio, poi chat vocale sì, solo parti, dovete mettere dispositivo di output, chat vocale altoparlanti, dovete mettere qui, poi vabbè microfono scegliete voi, dovete mettere altoparlante perché deve prendere l'audio dalla televisione. Tramite sempre filo HDMI che è collegato alla scheda di acquisizione al PC. Una volta fatto tutto questo, penso che non dimentico nulla. No, ok. Una volta fatto questo, ritornate su OBS. Allora, ritornate su OBS, dovete inserire cattura audio video in entrata. Cliccate, cioè cliccate sempre da qua. Allora, premete qua. Cattura audio in entrata. Clicchi, fate ok e inserite gruppo microfoni. Se avete un microfono, vabbè, io uso il microfono del computer. Clicco qua e faccio ok. Sarebbe questo. Vabbè, qua ho interfaccia, quindi un attimo. Ok. Allora dovete inserire due volte gruppo audio in entrata. Uno e due. Questo si può cancellare. Questo si può cancellare.
Allora, dovete inserire un dispositivo cattura video, che sarebbe quello con la scheda di acquisizione. Poi mettete due di questi. Uno è per il microfono e l'altro per far sentire le voci. Una volta che mettete questo, cliccate qua, proprietà audio avanzate, e fate cattura audio, vedi tutti e due che ho inserito. Uno metti, monitora l'audio in via all'uscita, monitora l'audio in via all'uscita. Una volta fatto questo, a me l'audio non si sente bene perché comunque ancora non ho capito come funziona l'audio in generale, però si sentono le voci dei vostri amici, se usano computer, PlayStation, la vostra voce e anche la voce del gioco. Dovete fare così, inserire due catture audio in entrata, uno e due. Uno metterò per il microfono, dove parlate voi, io uso il computer, e l'altro per far sentire la voce dei vostri amici, che sarebbe questo, interfaccia audio digitale. Una volta fatto questo, avviate la diretta. Io ho inserito Twitch e poi la faccio anche su Facebook. Diretta, io ho inserito Twitch. Poi quando devo fare la diretta su Facebook, vado su Facebook, sulla mia pagina, metto modifica, prendo la chiave e la inserisco qua. Questo è semplice, raga. Dove bisogna comprare schede di acquisizione, inserirla, dispositivo di cattura video, poi cliccare qua due volte. La prima volta catturi l'audio in entrata, inserisci questo. Poi cattura. Prima qua, cattura l'audio in entrata, inserisci gruppo di microfono, andate qui, audio avanzate, e mettete tutte e due cattura audio in entrata in monitora l'audio e in via l'uscita. Chiudo ed è fatto. Spero che vi ho aiutato e ci riuscirete. Qualunque problema, basta contattarmi. Mandatemi un messaggio su YouTube o Facebook, non lo so. Ciao ragazzi.